Per realizzare un videoclip musicale occorre avere chiaro cosa intendiamo comunicare con le immagini in relazione alla canzone che andremo ad usare. La cosa migliore sarebbe scrivere una piccola sceneggiatura o storyboard prima di iniziare. La sceneggiatura è la traccia scritta di ogni scena e o inquadratura. Lo storyboard è la traccia disegnata di ogni scena e o inquadratura. Realizzato il progetto, si può iniziare a scaricare da internet la base musicale per cantarci sopra. Su YouTube ci sono moltissime basi musicali di gran parte delle canzoni esistenti, spesso in versione karaoke. Sul motore di ricerca del vostro browser cercate il migliore convertitore YouTube MP3 che opera tranquillamente online. Non dovete installare niente, ma scaricare soltanto la versione MP3 del vostro video dopo aver copiato ed incollato il relativo link. Inserite la traccia MP3 nella timeline della vostra applicazione di editing musicale. Molte applicazioni di editing musicale permettono di effettuare la trasposizione di tonalità. Questa funzione è molto utile per adattare la base all'estensione vocale del cantante. Meglio eseguire più registrazioni della canzone su tracce diverse, in maniera da avere un buon margine di scelta per l'editing finale. A termine della seduta di registrazione si può passare al remix finale e all'esportazione del master audio. Prima delle riprese, trasferire il vostro master cantato su un riproduttore MP3, che può essere anche il vostro smartphone. Per avere una riproduzione più amplificata, si può collegare lo smartphone ad uno speaker Bluetooth. Iniziare le riprese inquadrando il cantante che esegue la canzone in playback. Per ogni inquadratura, la canzone dovrà essere eseguita dall'inizio alla fine. Ogni inquadratura dovrà contenere la scena che andrà a costituire il filo logico della vostra storia. A termine delle riprese, acquisire ogni inquadratura nella vostra applicazione di editing video. Sulla timeline dedicata all'audio, inserite il master della canzone. Iniziare il montaggio scegliendo le inquadrature più idonee. Sincronizzare il labiale dell'esecutore con il testo cantato della traccia audio, facendovi aiutare dall'audio originale di presa diretta, acquisito durante le riprese. Silenziare l'audio di presa diretta e lasciare attiva soltanto la traccia audio del master della canzone. Al lavoro terminato, esportare il tutto nel formato video che andrete a scegliere. E buon divertimento!